Se il coronavirus non avesse stravolto la vita di ognuno, in occasione della festività di San Giuseppe qui a Riccia, in questi giorni ci sarebbe stato il viavai di donne indaffarate a spostarsi tra le diverse abitazioni di parenti e amici per la preparazione delle 13 pietanze da consumare in onore di San Giuseppe. Niente di tutto questo oggi accadrà, niente di tutto questo che serva a sollevare l'animo e a rispettare la tradizione. Da ieri sera il comune di Riccia è blindato, non si entra e non si esce. Sindaco Riccia è una cittadina blindata, lo è da ieri sera, lo sarà fino al 3 aprile. Eh, qual è la situazione al momento? La situazione al momento praticamente hanno messo tutto il paese in quarantena, quindi eh, siamo blindati, non possiamo uscire, non possono entrare le persone tranne i beni di prima necessità. Eh, faccio pure un appello ai cittadini, non vi preoccupate, il, gli alimentari, le farmacie, eccetera, resteranno aperti. Il contagio che ha messo in discussione la comunità riccese sarebbe riconducibile al medico del 118 originario di Campobasso in servizio nella postazione locale e poi il paziente di 87 anni, padre del 55enne, sceso da San Donato Milanese. Persone contagiate di riccia è una sola eh, che eh, colgo l'occasione per salutare. E... Eh, fortunatamente sta anche bene, non ha la febbre, non ha la tosse, sta ricoverata la malattia invettiva. Lei come sta vivendo da primo cittadino questo momento così delicato? Eh, questo è un momento molto delicato, molto difficile perché ci è caduto tutto addosso, però coraggio e bisogna andare avanti.